Eccoci, fratelli, un'altra volta su questa cima di questo colle che si vuol chiamare Monte di Cristo. Eccoci a percorrere quella strada tortuosa che oggi ci siamo accorti anche piena di fango, che vuole essere il simbolo del cammino della nostra vita. Questa strada faticosa che ci ha portato qui ci vuole dimostrare che anche il nostro percorso di tutti i giorni della nostra vita è difficile, è tortuoso e soprattutto è infangato. È infangato dal peccato, è infangato dalle nostre bugie, dalle nostre iniquità, dalla nostra debolezza. Ma poi siamo arrivati qui, e qui su questa cima non c'è fango, qui si sta bene, qui si riposa, qui c'è la quiete, qui si può pregare, qui la Madonna tante, tante volte ha dato i suoi messaggi, i suoi piedi si presentavano sopra questo altare dove io sono, e non è venuta per me. È venuta per ciascuno di voi, perché quelle parole di Maria vogliono essere per tutti gli uomini. Ecco perché sono in molti coloro che vengono in questo colle tutti i giorni, tutte le notti. Perché Maria ha promesso tante cose a coloro che perseguiranno, che seguiranno questa via crucis, che si porteranno in questo monte, ma soprattutto tutti coloro che seguiranno la sua voce, i suoi messaggi e i suoi insegnamenti. Ecco allora la dimostrazione. Pensando, mentre pregavamo salendo in questo monte, con le scarpe tutte infangate, pensavamo a questa quota, a questo monte, a questa piccola cima, a questo paradiso. Noi dobbiamo avere sempre in mente, continuamente, tutti i giorni della nostra vita, la nostra vita dell'aldilà. Dobbiamo camminare anche con le scarpe nel fango, senza però sporcarsi i piedi, stare attenti dove mettiamo i piedi, altrimenti possiamo sdrucciolare, e quando cadiamo possiamo farci male, e qualche volta queste ferite possono essere mortali. Ecco il cammino della nostra vita. Se avremo coraggio, se avremo fede, se staremo attenti nel mettere i piedi, se non ci sporcheremo l'animo, il cuore, allora arriveremo in quel monte santo che Dio ha preparato per noi, e lo vedremo presto e lo vedremo insieme. Questo è venuto a dirci Maria. Ecco l'allontanamento degli uomini. Credete anche per coloro che non credono. Credete anche per coloro che non credono, dice Maria. Io ho la possibilità di venire in mezzo a voi tutti i giorni, perché Dio mi ha dato questa grazia. Ecco la Madonna Immacolata, la creatura tutta santa, la bellezza per eccellenza, la magnifica di tutte le creature, creata dal Padre da sempre, per tutti i secoli. Ecco la Madonna che continua l'opera del Padre, che continua l'opera del Figlio suo, Gesù. Gesù lo abbiamo messo in croce, lui ha voluto cedere fino all'ultima goccia di sangue per dimostrare e per dare tutto il suo amore per noi. Subito si è creduto, si è incominciata una strada, la si è percorsa per un po', poi Gesù non c'era più in mezzo ai suoi, Gesù non lo vedevamo più. E allora siamo diventati con il cuore duro. Se non vediamo, non crediamo. Dobbiamo vedere i fatti. Noi siamo dei Tommasi. Se non vediamo, non crediamo. Ecco allora la Madonna che viene in mezzo a noi. E non soltanto si fa vedere a delle persone dei suoi, non prediletti, ma dei suoi strumenti per comunicare con tutti gli uomini che sono suoi figli. Ma direi che la Madonna sta dando tanti segni,
qui e in tanti luoghi del tutto il mondo, e tutti voi potete vederli e toccarli con mano. Quelle persone che hanno incominciato la strada nuova, quella strada che Maria qui in questo monte ci ha indicato, tutti coloro che sono insieme a noi, che pregano di più, che digiunano di più, che cercano di ascoltare quelle parole del Vangelo e metterle in pratica, hanno incominciato la vita nuova. E se parlate con loro, vi diranno che vale la pena di iniziare, di proseguire in questa vita nuova, perché è una gioia in terra. Ed è vero quello che dice Maria, il paradiso comincerete a goderlo qui, perché sarete più belli, sarete più contenti, sarete pieni di pace, pieni di gioia, e non attaccheranno le malattie sul vostro corpo, e non verrà presto la morte, perché voi allontanerete questo male con la preghiera, con il vostro riposo nel cuore di Maria. Riposate nel mio cuore, perché io mi sono adagiata in voi, dice la Madonna. Quanti messaggi ci ha dato, forse perché non abbiamo ancora capito abbastanza, forse perché tutti non vogliono ascoltarla, forse perché tutti non vogliono credere, ma soprattutto tutti quelli che non arrivano sono ancora appiccicati a quel fango che nel mondo si trova per terra, quel fango del peccato, quel fango della superbia, il fango delle cose che ci fanno bene al momento, ma poi ci lasciano con tanta amarezza, e sono gli attaccamenti alle cose della terra. Ecco, l'appiccicarsi a questo fango vuol dire non essere capaci di innalzare il nostro volto, di innalzare i nostri occhi verso il cielo, di ascoltare questa voce, di meditare questi messaggi che ci portano al Vangelo. E la Madonna dice nel suo messaggio qui, sotto questa croce, il giorno 22 di ottobre dell'86, e voi lo conoscete questo messaggio: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Figli miei, vi accompagno ogni giorno su questa via crucis, che è la via del Calvario di Gesù. Questa è la strada che porta alla vittoria sulla morte, le anime in trionfo verso il Padre. Percorrete ogni giorno questa via con Maria. Non sarà più la strada del pianto, ma la via della redenzione. La via dell'umiliazione è diventata la via dell'esaltazione. Figli miei, vi assicuro che tutte le volte che percorrerete con devozione la via crucis, voi libererete molte anime dal purgatorio ed avrete da loro aiuto e preghiere. Dedicate anche a loro questa devozione. Vi benedico tutti, figli miei. Oltre a tutti i richiami che la Madonna ci ha dato, ci ha promesso che tutte le volte che percorreremo questa via crucis, o una via crucis anche sul nostro paese, sulla nostra parrocchia, lei ci viene ad aiutare. Molte anime del purgatorio verranno liberate, ed ecco quello che vorrei dirvi questa sera. La Madonna ha fatto vedere a me, in una visione molto lunga, quanto siano in pena e quante anime siano ancora in pena. E io ho visto delle persone che conoscevo, che sono morte da 30-40 anni, che ho conosciuto, e che chiedono con le lacrime agli occhi preghiere per poter essere più presto nella luce del Signore. Ma già noi dobbiamo passare tutti per questo purgatorio, che è la purificazione dei nostri peccati. E ringraziamo il cielo di non scendere sull'inferno, di non essere rifiutati dal Padre. Ma è giusto che noi abbiamo la purificazione, dobbiamo purificarci tutti. Ma questa purificazione è molto dolorosa. Quindi queste anime, attraverso le nostre preghiere, possono essere liberate. Quelle dei nostri cari, quelle dei defunti che sono dimenticate da tutti, noi possiamo aiutarle, e loro ci aiuteranno, dice la Madonna. Loro pregheranno per voi quando voi avrete pregato per loro. Sono cose che abbiamo saputo da sempre. Ce le hanno insegnate la Chiesa, ce le insegna il Vangelo, ma le abbiamo dimenticate, le abbiamo allontanate. Ma io ho visto queste anime che in continua preghiera
in continuo pianto chiedono il nostro aiuto, la nostra preghiera. Forse non le sentiamo, questi lamenti non li sentiamo perché siamo sordi, perché siamo immersi in tante altre cose. Veniamo in questo monte spesso da soli, di giorno, di notte, in silenzio, preghiamo, recitiamo il nostro rosario. La Madonna ci ha promesso la liberazione di questi nostri fratelli e loro pregheranno per noi. Ma attraverso questa preghiera, questa via crucis, sapremo diventare più buoni. Espieremo anche noi i nostri peccati. E la Madonna dice, se volete, molti peccati, cioè molte colpe vengono espiate in questo mondo, nella vostra vita. Donando la nostra sofferenza, aiutando gli altri, pregando di più, peccando meno. E allora sapremo mettere i piedi al posto giusto. Non ci infangheremo, non ci appiccicheremo a questo fango di questo mondo, perché siamo intelligenti e sappiamo dove mettere i piedi. Stiamo attenti, fratelli miei. Molti devono ancora arrivare. La Madonna dice, saranno in molti che arriveranno qui. Per mezzo di voi arriveranno. Io voglio lavorare con le vostre mani, voglio amare con i vostri cuori, voglio parlare con la vostra lingua. Io ho detto alla Madonna e ho promesso che mi faccia provare le sofferenze di Gesù, le sofferenze che Gesù ha patito sulla croce, per poter capire il suo dolore, ma poter purificare i miei peccati, i peccati della mia vita commessi. Io mi sento di donarmi tutta per questa opera, tutti i giorni della mia vita. Saranno i giorni della mia fatica, del mio lavoro, del mio richiamo per tutti coloro che incontrerò, per portarli nella strada giusta, nella strada del Vangelo, nella strada della gioia, nella strada dell'amore. Mai come in questa settimana e la settimana scorsa, nei messaggi della Madonna, anche ieri sera alle 5, ben 7 volte ripete il messaggio, l'amore, amore, amore, amore. La Madonna lo ripete continuamente. Io sono la regina dell'amore. Se vi amerete sarete vicini al Padre. Amore e carità, preghiera senza fine. Camminate per le vie del mondo annunciando il regno del Padre, senza stancarvi. Chi salverà un fratello salverà se stesso. Questo è uno dei migliori, dei messaggi, i più significativi di questa chiamata. Chi salverà un fratello salverà se stesso. Attraverso l'amore avverrà tutto quello che Maria ci ha detto che avverrà. Attraverso l'amore verrà la pace, attraverso l'amore verrà le guarigioni, attraverso l'amore verrà soprattutto le guarigioni dei cuori, degli animi. Siate sempre con il cuore puro, dice Maria. Siate sempre con il cuore puro e io vi assicuro che vedrete Dio, vedrete la luce con il cuore puro. E noi sappiamo bene, da buoni cristiani, da intelligenti, sappiamo cosa vuol dire il cuore puro. E allora, anche oggi abbiamo concluso questa nostra Via Crucis del primo sabato del mese, ma noi promettiamo a Maria in questo luogo, dove lei ci ha chiamato tante volte a pregare, che pregheremo tutti i giorni, che porteremo in nostre tasche il Santo Rosario e che più volte al giorno ricorreremo a questa preghiera. Anche se saremo derisi, anche se qualcuno dice che ne è in disuso il Rosario, che è il tempo di altre preghiere, e noi ci domandiamo, quale altre preghiere? Il Rosario vuole essere un ritmo che porta avanti la nostra vita. La nostra vita va avanti e cresce e si innalza con il ritmo tutti i giorni, ma sia il ritmo del Rosario, delle Ave Maria, che ci porta avanti e ci fa capire come dobbiamo camminare. Non abbiamo paura di tenere nelle nostre macchine, nella nostra camera, nelle nostre tasche, dove ci troviamo, il Santo Rosario. Quando lo andiamo a toccare in tasca ci ricordiamo di Maria, ci ricordiamo dei suoi richiami e ci ricorderemo di pregare. Quando lo vedremo attaccato al muro della nostra camera ci ricorderemo
che dobbiamo ringraziare il Signore, anche per mezzo di Maria. Dopariamo pure questo rosario come ringraziamento della giornata e Maria ci regalerà una notte tranquilla e poi un risveglio sereno nella preghiera, nel rosario. Così è stato per migliaia e per milioni di anime, così è stato per tutti i santi che sono in cielo. La Madonna dice in un messaggio: tutti i santi lo sono per mezzo di Maria, perché da Maria si sono lasciati guidare. Lasciamoci guidare anche noi da Maria, dai suoi messaggi, e vedrete che la nostra vita cambierà. Saremo in molti, saremo più allegri, canteremo più con voce più forte, più alta, e la nostra preghiera accorata arriverà in cielo. Sia la vostra preghiera collettiva, dice la Madonna, e lei è qui in mezzo a noi. Anche ieri sera, quando ci preparavamo al nostro grande incontro di Schio, delle ore 8:30, lei ci chiama alle ore 5 e ci dice che cosa dobbiamo fare. Ci conforta, ci consola e ci insegna che cosa dobbiamo dire ai nostri fratelli. Ed era proprio intonato questo messaggio con i nostri propositi, intonato con quello che avevamo preparato, ma era un'aggiunta che mancava, era la sua benedizione. Ecco la Madonna che viene a consolarci e viene a spronarci tutti i giorni. Andate avanti, non abbiate paura, non perdete tempo, il tempo che vi rimane non è molto. Proseguite su questa strada, non abbiate paura, sono le parole della Madonna. E se avremo coraggio, se saremo disinvolti, se saremo col volto alto, la fronte alta e il sorriso limpido, allora conquisteremo il mondo. E sappiamo che se il mondo viene con noi, con Maria, arriverà a Gesù, per arrivare poi un giorno tutti insieme al Padre. E guardate che questo giorno non è mica lontano. Questa vita passa così velocemente, così in fretta. Molti di quelli che eravamo qui insieme l'anno scorso a questo tempo non ci sono più, sono già arrivati al Padre. La Madonna ci ha dato già dei messaggi, ci ha già detto cosa fare per loro, ma ci ha assicurato che li porterà vicino al Padre, alla luce del Padre. Ringraziamo la Madonna perché coloro e tutti noi che siamo devoti, tutti noi che ascoltiamo il suo messaggio e che lo mettiamo in pratica, lei ha promesso la nostra salvezza, ma prima ancora ha promesso la nostra santificazione. Però dobbiamo seguire parola per parola dei suoi messaggi. Oltre al Santo Rosario, noi dobbiamo tutti i giorni recitare quella preghiera che è la preghiera di consacrazione a Maria, quella che ci ha dettato lei con le sue labbra. La reciteremo ad alta voce insieme per consacrarci a lei, ma reciteremola tutti i giorni, perché tutti i giorni Maria vuole che ci consacriamo a lei. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. We'll be right back.